Oggi siamo a Chiauci per festeggiare il compleanno della signora Angela che compie 100 anni. Venite con noi in questo nuovo viaggio. Tocca intervistarlo subito, il signor Antonio Di Leonardo, perché fa parte del gruppo dei cantori di Chiauci e fra poco deve cominciare a suonare per questa festa. Non si prende una pausa neanche quando la festa lo riguarda in prima persona. Infatti il signor Antonio è il figlio della signora Angelina, la festeggiata. Sì, ne siamo in cinque, io sono il più presente in famiglia perché vivo, mia madre diciamo che vive con me, ha sempre vissuto insieme a me. Mi sono sposato, comunque è sempre stato insieme a me, quindi sono, diciamo che sono il più aperto per dire come mai una persona riesce ad arrivare a 100 anni, un anziano. E beata lei che veramente vive in un modo, l'avete visto pure voi, in un modo veramente esemplare. Ha saputo abbracciare quello che sono gli anni che la vecchiaia porta questa forza dentro di andare avanti e lei ha saputo veramente abbracciare gli anni che tutti noi un giorno peseranno sulla nostra. Però lei, devo dire, è stata sempre una persona tranquilla, non ha dato nessun problema a me, nessun problema. No, no. Ecco, si parla tanto degli anziani, gli anziani, gli anziani, ma non è vero, gli anziani sono un aiuto in famiglia, anche perché sono genitori, quindi è una bella cosa. Poi arrivare a questo traguardo a 100 anni per me è una bella soddisfazione. Ce l'ha detto anche il suo amico sindaco, siete coetanei, vi ha cresciuti praticamente, una mamma speciale. Sì, sì, una mamma speciale, le mamme tante che fanno tutti, fanno di tutto e di più per i propri figli, per la famiglia. Questo è un esempio che qualsiasi genitore dovrebbe dare ai propri figli, alla generazione di oggi. Cioè la famiglia è famiglia, mettere al mondo un figlio o una figlia non significa solo metterla al mondo e poi lasciarla all'altro chi va là. No, bisogna sempre dare di più, di quello che, rinunciare alle proprie cose e trovare molto spazio per dedicarsi ai figli, che è una bella cosa. E lei l'ha fatto come sicuramente lo fanno tutti quanti i genitori che mettono al mondo dei figli, sicuramente. Alessandro Di Leonardo, sindaco di Chiauci, l'ha detto lei durante il suo breve intervento, insomma un paese di centenari, la signora Angela per tutti Angelina è la quarta centenaria che festeggiate qui in paese. Sì, effettivamente è un dato molto evidente del quale noi siamo felici, insomma, sembrerebbe quasi un primato. In realtà da un'attenta analisi fatta sui mass media risulterebbe che noi molisani saremmo la seconda regione in termini di longevità. Questo per Chiauci è un grande dato. Vuol dire che effettivamente le nostre abitudini, il contesto in cui viviamo ci rende la vita molto molto favorevole e quindi ci dà la possibilità di raggiungere questi traguardi, questi obiettivi. Chiaramente una popolazione più anziana merita anche più attenzione e più servizi, però con i tagli che ci sono non è facile, come si fa? E qui dovremmo entrare in un discorso che comincia a diventare politico. Nel senso che queste piccole comunità, se continueranno ad avere i tagli e la non disponibilità da parte dello Stato centrale, noi non saremo in grado di fornire quei servizi assistenziali, almeno quelli minimi, per poter far sì che questa gente, questi vecchietti, questi anziani, possano avere l'attenzione di cui necessitano. Chiudiamo con un pensiero dedicato alla signora Angela, allora, che lei sicuramente conosce. Zia Angela tra l'altro ha lo stesso mio cognome, c'è anche un piccolo collegamento di parentela, ma a ciò va aggiunto che io sono coetaneo al suo figliolo Antonio,
col quale ho trascorso i migliori anni della gioventù, stavamo sempre insieme e quindi zia Angela ci confortava con le sue con i suoi piatti tipici di Chiauci. Eravamo ragazzi, 18 anni, 17 anni, 16 anni, nella massima povertà, perché a quel tempo c'era la povertà, però zia Angela nonostante tutto ci ha accudito e ci ha fatto deliziare con le sue ottime qualità di cuoca. Siamo con la signora Nella, un'altra delle figlie, la prima delle figlie della signora Angela, chiaramente una grande emozione. Grande, veramente, anche perché era tanto che io poi non venivo, ci siamo ritrovati tutta la famiglia, per me è stato qualcosa di grande, memorabile. E mo c'è continuo un'emozione. L'insegnamento più grande che le ha dato sua madre? L'insegnamento più grande, diciamo che io sono stata sempre lontana, quindi questo, ritorna a vederci dopo anni, questa è stata l'emozione più grande. Si scopre che il legame è sempre forte. Certamente, il sangue non diventa acqua, quindi questi 100 anni sono memorabili, è importantissimo, anche per la donna che è stata lei, che ha sempre lavorato. E... Come si chiama? Giuseppina. Voi siete una delle proprietarie del ristorante e oggi quindi avete aperto le porte a tutto il paese per celebrare questo compleanno importante. Sì, esatto, oggi la famiglia di Leonardo Di Salvo ci ha insomma onorati di questo evento e noi ci siamo insomma prestati nel fare il tutto, sperando che la festa sia riuscita. Che ha accompagnato questa splendida giornata. Come vi chiamate? Sciarra Nicolino. Il gruppo si chiama Folk Band Il Mulinaro. Da dove ha origine questo nome? L'anno scorso purtroppo è venuto a mancare il nostro portabandiera del gruppo, una persona che aveva i suoi circa 80 anni e ci accompagnava in tutte le manifestazioni, le serenate, e lui piaceva cantare e a tutti piaceva sentire cantare la canzone Il Mulinaro. E allora noi abbiamo creduto opportuno di dare il nome a questo gruppo, che è un gruppo di amici che ci divertiamo facendo serenate, le serate così, laddove ci chiamano noi andiamo volentieri. Quindi abbiamo voluto dare il nome di questo nostro caro amico scomparso a questo gruppo. Loro sono di Civitanova e siamo onorati di averli sempre con noi. Oggi loro sono nostri ospiti, ma noi siamo sempre ospiti loro, per cui è un gruppo affiatato e ci ritroviamo in queste belle circostanze. Oggi la circostanza più bella è di festeggiare 100 anni di zia Angela. Il gruppo da chi è composto e soprattutto cosa suonate, quali strumenti utilizzate? Gli strumenti ci sono gli strumenti a mandici, quindi fisarmonica, l'organetto cosiddetto dubot, poi le chitarre e qualche altro strumento così tipo la tamorra, tutto là. Ma poi ci sono le voci che sono la parte importante, che c'è il nostro grande solista Mario col Domenico e quindi tutti insieme poi facciamo il coro, facciamo il gruppo. E questi canti da dove hanno origine? Soprattutto sono canti molisani, che sono stati già scritti da chi prima di noi e noi li stiamo riportando perché la storia e la cultura del nostro Molise. Qualcosa invece l'abbiamo inserito anche perché c'è anche chi si diletta a scrivere qualcosa, quindi diciamo che prettamente è musica molisana e anche alto molisana, ci tengo a precisarlo. E da Chiauci, dove abbiamo documentato la festa dei 100 anni della signora Angela Di Leonardo, ci salutiamo ricordandovi che trasmettiamo le puntate di Viaggio in Molise su Telemolise canale 11, Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Potete seguirci in Abruzzo sul canale 96 e a Roma e nel resto del Lazio, dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito internet. Vi ricordiamo come sempre l'indirizzo www.telemolise.com. We'll be right back.